Forza diavolo, Ale, vivo solo per te, io non ti lascerò, sempre con te sarò e non mi importa se io finirò nei guai, unico amore sei, non ti ho tradito mai. Oh, siamo qui che cantiamo con il cuore, diavolo vinci per noi. Siamo qui che cantiamo con il cuore, diavolo vinci per noi. Ali, 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 Milan, Ali, forza lotta, vincerai, non ti lasceremo. Non sento il secondo verde, ai, 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 ai. Non sento il secondo verde, ai, 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 ai. Buongiorno ragazzi e bentornati nella casa del diavolo, il tring è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice su per il tring, doppio pollice per il diavolo. Ragazzi, in descrizione vi lascio la mia mail e il link della pagina Instagram per ordinare le magliette di Educazione Ambrosiana. Ragazzi, le magliette non ce ne sono ancora molte, quindi ordinatele veramente, 20 euro più spese di spedizioni, 5 euro delle quali andranno in beneficenza. Ragazzi, datemi una mano perché vogliamo fare una gran cosa. Allora, ragazzi, vi ricordo anche in descrizione, scusatemi, il link è Passione Maglie. Cliccate sul link, andate su Instagram, parlate in privato con Francesco, usate il codice sconto Tringa per fare il vostro ordine. I pagamenti per Passione Maglie sono alla consegna. Il pagamento per le magliette di Educazione Ambrosiana si fanno via PayPal o via PostaPay. Quindi ragazzi, affrettatevi perché veramente stanno finendo. Sempre in descrizione vi lascio anche il link Facebook perché sul sito di Educazione Ambrosiana potete trovare anche mascherine, cappellini e tante altre cose, tanti altri gadget riservati e riferiti alla città di Milano. Attenzione, riferiti alla città di Milano. Educazione Ambrosiana non ha niente a che vedere o poco a che vedere con le squadre, ha più a che vedere con la città di Milano. Ragazzi, allora, intanto voglio rispondere e dare due delucidazioni a qualcuno su YouTube. Caro il mio Manuel Bonaduce, facciamo noi, ma non è un dissing, è per raccontargli due fatti. Siccome vedo che già un paio di settimane che invece che pensare alla tua Inter pensi di più a quello che facciamo noi. Ieri l'altro giorno hai messo un video sul Milan, ieri vai a mettere un video degli Ultras della Stella Rossa. Allora, caro mio fratellino, allora, tanto per insegnarti un po' di cultura di curve, visto che non so, probabilmente è 2 giorni che vai allo stadio, confronto a qualcuno che ci va da quasi 30 anni. Ecco, giusto per darti un'informazione, i tifosi della Stella Rossa fanno quello che fanno perché noi siamo gemellati col Partizan. E quindi hanno tirato in piedi questa sorta di scenografia. Siccome siete solo capaci a far chiacchiere voi, perché l'unica cosa che siete capaci a fare è mettervi fuori dal balconcino e farvi i video fuori con le bandierine. Ecco, ricordati che gli ultras non si fanno vedere come state facendo voi. Perché mi sembra che state facendo un po' di cose esagerate e state un po' esagerando questa cosa. Ragazzi, siamo su YouTube. La voce allo stadio la si dà allo stadio, non nei video su YouTube. Fate le persone serie e non fate troppo i grandi uomini da stadio quando sono 2 giorni che andate allo stadio. E soprattutto pensate alle vostre squadre e non guardate le squadre degli altri, perché la differenza fra noi e voi è soltanto questa, che noi gioiamo quando vinciamo noi e non ce ne frega un cazzo degli altri. A voi siete talmente una squadra di tifosi perdenti che gioite soltanto quando perdono gli altri. Quando voi vincete non ve ne frega un cazzo perché è una cosa così rara che ormai non vi ricordate neanche più come si fa. Voi siete capaci solo a gioire delle sconfitte degli altri e siete veramente i più convinti e meno vincenti della storia. I tifosi più convinti e meno vincenti della storia. Poi Manuel, lo sai che ti voglio bene, questo qua è un video abbastanza scherzoso, però l'ultras lo si fa allo stadio, non si fa su YouTube, ricordatelo bene. Cerca di imparare qualcosa, perché poi dopo allo stadio non ci puoi andare, ti conoscono in faccia, ricordatelo. Comunque, andiamo a parlare di noi perché stasera c'è una partita molto importante e comunque i tifosi della Stella Rossa già ci mettono pressione, perché appena arrivato il Milan c'è stata una gran parata dei tifosi della Stella Rossa con cori e canti contro la squadra del Milan. Questo deriva dal fatto che il Milan è gemellato, la tifoseria del Milan è gemellata con quella del Partizan. Quindi
Probabilmente il fatto di non esserci li ha fatti caricare ancora di più perché non ci saremo, noi sapete che è tutto chiuso, quindi i tifosi del Milan non saranno al seguito della squadra, ma di là le tifoserie vanno allo stadio. Quindi vediamo, vediamo. Sotto quel punto di vista non sarà semplice per i ragazzi perché comunque troveranno un ambiente molto molto sfavorevole. Io penso che questo non può, non debba influenzare i giocatori, anzi debba soltanto caricarli a fare meglio, a spingerli a fare una gran partita perché stasera è importante, soprattutto perché ci deve caricare per il derby. Non stiamo noi, neanche noi, noi ragazzi, noi che siamo qua su YouTube, non stiamo a pensare alle stronzate che pubblicano gli altri, perché sono sintomo di paura da parte di sta gente. È 2 giorni che sono primi in classifica, come diceva ieri il Vale, e già danno fastidio. Loro non festeggiano alla fine, loro festeggiano quando non serve a niente. Poi arrivano alla fine, lo pigliano in culo come il 5 maggio e poi ti ripetono 5 per 5, 25. L'importante è arrivarci nelle finali di Champions, è molto importante arrivarci in finale di Champions, non essere tutti gli anni super contenti e poi uscire ai gironi di Champions come state, voi state facendo voi negli ultimi anni, perché siete solo chiacchiera, chiacchiera, chiacchiera. Fate ridere, continuate a parlare di sorpassi a destra e a sinistra, non vi ricordate che siete fuori dalla Coppa Italia, fuori dalla Champions e non siete neanche entrati in Europa League. Siete ridicoli. Siete i tifosi più ridicoli della storia, soprattutto su YouTube, siete i tifosi più ridicoli della storia. Volete dare voce alla curva, volete dare voce di qua, non siete mai andati allo stadio, volete dare voce alla curva. Ma dove cazzo dovete andare? Che non avete fatto un giorno di stadio nella vostra vita e volete dare voce alla curva. Ah, la curva dice, la curva fa. Leggete le notizie sui giornali e le portate, se le riportate su YouTube. Fate le persone serie, fate le persone adulte, non fate i babbi di minchia come siete abituati. Fate le persone serie. Fate le persone serie. E comunque, andiamo avanti. La formazione di stasera sicuramente vedrà Gigio Donnarumma in porta, Kalulu potrebbe giocare. Tomori e Kier potrebbero essere i due centrali con Theo Hernandez sulla sinistra. Meite e Bennacer oppure Meite e Tonali potrebbero giocare come a centro sulla mediana. Davanti dovremmo trovare Castillejo, Rade Krunic, Rebic e Mandzukic. Ma vediamo un po' come può essere, come potrà comunque trasformare la situazione Stefano Pioli, perché Mandzukic e Kalulu probabilmente sono gli unici due che ha fatto capire che farà giocare Stefano Pioli. Poi vedremo, poi vedremo, poi vedremo. Tanto ragazzi, carichi, carichi, carichi. Vi ricordo che stasera il pre-partita sarà un'oretta, un'oretta e mezza prima della partita, ve lo scriverò poi in community, e il post partita per festeggiare tutti insieme e prepararci, prepararci al derby. Ragazzi, vi voglio bene a tutti e sempre forza, vecchio cuore, rossonero. Ciao, carichi, 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 mani sulla testa, concentrazione massima, energia positiva, ragazzi, dobbiamo vincere stasera. Forza, ragazzi.